Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo episodio della serie polacca, ma solo de nome. Perché inizio con questa bella inquadratura del Turbo Star? Perché, come vedete, stiamo raccogliendo i girasoli per la nostra bellissima fabbrica e produzione di olio di semi di girasole e ho deciso di cambiare il carro perché quello lì di default, insomma, della Cramp non mi soddisfacevi rarità, insomma non mi piaceva più, ragazzi, e quindi ho deciso di cambiare il carro. E abbiamo fatto un sondaggio ieri mattina in live sull'altra mia piattaforma, dove vi invito a venirmi a trovare. Sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20:30 tranne il sabato sera, e nel sondaggio aveva vinto il Randon, ma ieri sera, sempre in live sulla l'altra piattaforma, giocando dai miei amici dell'azienda Oltre il Fiume, ho visto che loro avevano un bel carro che mi è piaciuto tantissimo, un bel Menci, un bel super mega carro Menci. Ho deciso di comprare questo, eccolo qua, Menci Trailer. Guardate che robetta, guardate che robetta, guardate che robette. I cerchioni però li voglio, aspetta, i cerchioni, guarda, guarda che bello, guarda che bello, marca gomme Michelin, a me piacciono le Michelin. Eccolo qua, guardate che bello, 57.000 pippi. Eccolo lì, 57.000 pippi, un bel po' di capienza. Veramente bello, bello, bello. In attesa, raga, che un giorno esca proprio il cassonato vero e proprio Iveco, il tre assi. Lì, insomma, sarebbe veramente tanta, tanta roba. Ma nel frattempo ci accontentiamo di questi fantastici trailer qua che ci sono come mod. Allora, apriamo dietro, perfetto, e andiamo a recuperare col nostro bel Menci, andiamo a recuperare la coltura da scaricare poi nell'oleificio. Oh, guardate qua, guardate qua, la trebbia è già pronta, è già pronta, sta sotto. Ok, non so perché lo scarica adesso lì. Evidentemente perché è un po' bassetta la trebbia rispetto al fill al plane lì, come si chiama, insomma, al cosino lì di scarico del carro. Però, allora, andiamo indietro. Vabbè, l'importante è che scarica, comunque scarica, questa è la cosa che conta. Poi, intanto io riattivo la GPS perché avevo la GPS attivata, ma come vedete mi si era un pochino disattivata perché ho spento la partita, la riaccendo adesso. Allora, perfettissimo, perfettissimo. Come vedete ho anche affittato, non l'ho comprata, ho affittato una lama per girasoli. Non l'ho comprata perché, raga, in farm non c'ho più spazio, non c'ho più spazio, nonostante io abbia fatto un sacco di spazio, eccetera eccetera, non mi c'entra più niente. Quindi, vabbè, ho deciso di affittarla un po' di roba perché non so più dove metterla. Allora, amici, avete visto ieri che, come avevo anticipato giorni fa, Robby Mello vi anticipa sempre le cose, è uscito il 605C. Ieri è stato il giorno del 605C. Ho visto che tantissimi avete visto la mia presentazione, il test mod. Se non l'avete visto, correte dopo questo video a vederlo, ve lo lascio qua nel box informativo, insomma andate a recuperarla perché è tanta 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 roba. Poi, insomma, mi raccomando, 5 stellette eccetera eccetera, modding italiano. Tra l'altro ieri sera Peppe è venuto anche a trovarmi nella mia live sull'altra piattaforma e si è preso i giusti e meritati complimenti di tutti quelli che erano online. Per quanto riguarda i progetti futuri di Peppe, ci ha detto che avranno le priorità le aziende, i brand, i sponsor con cui il gruppo FSI ha già preso contatto, e quindi usciranno attrezzi, attrezzini, attrezzotti. Per quanto riguarda invece la Go Whale, bisogna stare attenti qui alle pronunce perché sono tutti professori, adesso non puoi più sbagliare, che sono tutti professori. Comunque la Go Whale,
La LT Master, appunto, ci sono dei piccoli dubbi, ci sono dei dubbi, insomma, bisogna vedere se la Gowell è interessata a dare la licenza alla Giants, perché perlomeno da quello che ho capito io, Peppe non è molto interessata a fare due mod differenti, cioè una Lizard o comunque col brand FSI e una Gowell. Quindi se la Gowell non darà la licenza, la vedo dura che uscirà la Gowell anche per PC. Quindi io sono il primo che è fomentato, che l'aspetta. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Peppe sta lavorando, sta cercando di prendere contatti con l'azienda. Insomma, non è una cosa che si risolverà a breve. Oh, per quanto riguarda la mappa di Black Eyes, notizie da fonti abbastanza, come si dice, abbastanza buone, fidate, ci dicono che la mappa di Black Eyes ha superato i test per PC ed è pronta per andare sui test console. Questa è un'ottima notizia, anche se, diciamo, i test per console sono quelli più duri da superare, sono diciamo è l'ostacolo più grande, quindi speriamo bene. Però già che la mappa ha superato i test per PC, significa che anche se dovesse essere mandata indietro per qualche motivo, per qualcosa che non va su console, comunque i test su PC li ha già superati e quindi già mezzi test ce li siamo levati dal cavolo, quindi i tempi si accorceranno maggiormente e questa è una cosa molto 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 positiva, amici miei. Meno male, sono contento, non vedo l'ora di iniziare lì una nuova serie. Non è detto che questa chiuderà, perché ho letto tanti che mi hanno detto no, non la chiude sta serie, per favore non la chiude. Non è detto che chiuderà, probabilmente subirà una rallentata, ecco, invece di uscire che ne so, due volte a settimana, uscirà una volta ogni due, non lo so, vedremo. Però non è detto che questa serie verrà chiusa. Poi di cos'altro volevo parlarvi, non mi ricordo. Ma volevo farvi una domanda, raga, ma pure voi da quando c'è stato l'ultimo aggiornamento di Farming, quando mettete il Cab Weave, cioè l'inquadratura interna, vi cala ogni tanto di FPS, cioè vi dà dei micro lag, delle micro cosine? Perché io, amici miei, avete visto? Il micro lag, cioè dall'esterno non c'è, dall'esterno non me li fa a me quei micro lag lì, dall'interno mi fa quei micro lag lì. Adesso l'ho fatto apposta, sono entrato appunto dentro proprio per farvi capire di cosa parlavo. No, perché in live, parlando con gli amici, mi hanno detto che è successo a molti, cioè a molte persone è successo di avere questi micro lag dall'interno da quando è uscito l'aggiornamento. Non lo so, fatemi sapere, è strana sta cosa, ma si sa, con Farming, raga, tutto può essere. Può essere qualsiasi cosa. Ok. Ah, un'altra cosa che devo fare, amici miei, probabilmente per la prossima puntata la farò già, è aprire il posizionabile della fabbrica che fa i pallet di olio e tradurla in italiano. Non tradurre la fabbrica in sé, cioè tradurre, come si dice, le texture, perché sono scritte tutto in russo, tutto in cirillico, tutte, cioè piace più leggere l'italiano a me, quindi mi ci metterò il logo Robbimello 81 azienda agricola, che ne so, Robbimello 81 olio di semi, cercherò di mettere un'etichetta italiana personalizzata. Adesso vi porto a vedere, così capite quello che intendo e sicuramente mi darete ragione che non si può vedere una roba del genere. Non si può vedere, perché, per carità, non è che, però, raga, io sono italiano, mi piace la lingua italiana, se permettete, mi piace la roba in italiano. Intanto vado a recuperare il Menci col mio Iveco e scarichiamo, è quasi finito il campo, raga, quasi finito il primo campo. Per fortuna, da quello che vedo, non mi richiede l'aratura. Strano, quindi l'aratura la richiede solo col mais, perché se non ricordavo male anche con i girasoli richiedeva l'aratura. E invece, raga, da quello che vedo
non richiede l'aratura, vedete? Meglio, meglio così. Poi abbiamo tantissimo digestato che quando usavamo la precision farming non riuscivamo più a consumare. Adesso ce l'abbiamo e lo consumeremo. Il nostro amico che saluto, ciao Remo. Vabbè, aspetta un attimo, tira via YouTube, come direbbe il mio amico Nick. Tiriamo via tutto e facciamo queste ultime strisciatine e poi andiamo a scaricare col Menci direttamente il primo viaggio, il primo carico lo andiamo a scaricare. Così vi faccio vedere quelle texture che dico che voglio cambiare. Però prima raga, finiamo, ecco, con tanto di GPS. Finiamo con tanto di GPS sto campo, è uno spettacolo raga. Con la lama da gira soli a trebbiare a 15 all'ora è qualcosa di spettacolare. Poi gli ettari iniziano a essere tantini e male non fa. Oh, guarda qua. Guarda che robina. Stiamo pure producendo tanto, devo dire, perché abbiamo quasi riempito un carro già con un campo solo. Ne abbiamo quanti? Altri due? Insomma, ne abbiamo, eh. Ok, questi sono i pezzi peggiori, i fazzoletti di terra. Quando rimangono tipo a piramide, ci metti più a fare la fila che altro. Ok. Perfetto. Guarda che robina. A posto. Andiamo così. E infine no, perché mi sa non ce la faccio a fa tutta, almeno altre due passate. Aspetta, ando vai, frena la mula. Ammazza, oh, non frena, mi tocca riguardare un attimo l'impianto frenante di sta cosa. Non frena, raga. Oh, piano. Mi dispiace, raga, che c'ho sto piccolo problema dei micro lag con il cab weave. Non vi posso più regalare al momento tanti cab weave, proprio per quel motivo lì. La cosa è amareggiante. Occhio, non passa sul campo del vicino che parte la multa. Sapete che mo ho messo sta cacchio di mod che mi dà la multa se passo sul campo del vicino, però la preferisco. Mi dà un po' più di realismo, mi stimola a non passare sui campi che non sono miei. Che è una cosa orribile in farming, diciamolo. Una cosa bruttissima in farming, veder passare sui campi degli altri. Ok, rimane l'ultima piramidina. La piramide di Cheope. Ok. E adesso ci andiamo a sistemare sull'altro campox. Aspetta che ho lasciato un girasole. Si è due girasole addirittura. Oh, e io pago. C'è tutta roba che pago, raga, eh. Non è che non la pago. Ok, perfetto. Primo campo l'abbiamo, ce lo siamo proprio finito. Apriamo il tubotto. Poi, raga, per lavorare adesso le patate, casomai vendiamo l'X70 Fiat che ormai l'abbiamo usato e andiamo a usare il Fiat 605C nelle prossime puntate. Ovviamente adesso devo assolutamente finire qua la trebbiatura dei girasoli e nutrire tra virgolette la mia fabbrichetta, perché sennò rimane senza materiale. Nutrire ovviamente sta per rifornire, so io che uso termini praticamente a caso. Però raga, dite la verità, ci sta troppo bene il Menci, oh. Ci sta troppo bene il Menci su Stiveco. Fantastico. Anche se è bello grosso, bisogna andare piano, sennò se cappottiamo. Guardate quanti girasoli ancora ci mancano. Un campo, due campi. Questi sono tutti nostri, raga, Quindi ha voglia qua a lavorare. Allora, fatto ragazzi, abbiamo scaricato. Adesso vi porto a vedere, miei cari amici, qua dentro il pallet. Come vedete, le produzioni qui vanno alla grande. Quella di girasoli, sto finendo i pallet tra l'altro qua. Devo comprare, aspettate, voglio comprare i pallet.
Voglio comprare i pa... Aspetta, no, ah, non me li fa comprare più di... Aspetta. Vediamo quanti pallet mi fa comprare. 10.000 euro di pallet. Ok. I pallet qua li compro, raga, perché non ho la più pallida idea. Non ho la più pallida idea e voglia di... di mettermi lì a produrre io i pallet. Allora, i pallet li ho comprati. Come vedete, l'olio di soia è... ma la soia ne userò pochissima. Mi concentrerò di più sull'olio di girasole. Comunque l'olio di soia già è pronto, un pallet è spawnato, mentre quello di girasoli è iniziata adesso la produzione. Questo qua è il pallet di olio di semi di soia. Come vedete è tutto scritto in russo, così a me non è che mi piace moltissimo. Adesso modificherò le texture, ci metterò appunto Robimel 81, olio, eccetera eccetera. Quindi nella prossima puntata vi farò vedere le texture. Se anche voi volete cambiare le texture, comunque ho fatto dei tutorial sul canale su come fare, andate a vedere. Il problema è che ovviamente si può fare solo su PC, non si può fare da console. Questo è abbastanza scontato, però insomma è sempre meglio ripeterlo e dirlo. Io ragazzi mi fermo qua, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi e intanto ringrazio gli amici abbonati, anima, vita, cuore del canale, mi consentono di sostenermi, di andare avanti e di portare tutti questi contenuti. Tra l'altro adesso gli abbonati amici Popolo del Tubo hanno in esclusiva un'altra serie per loro, al posto della Ischia Farm ho aperto la seconda stagione della serie Italia sì, Italia no, una serie italiana basata su un piccolo paesino agricolo, mentre tutti gli altri abbonati di altri livelli avranno comunque dei test mod solo in esclusiva per loro, quindi grazie. Poi vi ricordo che c'è il link per comprare il DLC Grimm dai miei link partner, mi aiuterete se lo farete a scalare le vette della partner con la Giants, e quindi grazie a chi ha comprato e chi comprerà dai miei link qua sotto. Detto questo, amici, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!